Bene, nonostante sia lunedì, riprendiamo. La settimana scorsa avevamo iniziato questo discorso sul, diciamo così, linee guida, no? con le quali realizzare i Java Bean e i DAO per accedere ai database. L'avevamo chiamato un po' pomposamente mapping tra il mondo oggetti e il mondo relazionale. Se ci ricordiamo, eravamo arrivati a considerare questo insieme di regolette, no? che ci dicevano che per ogni entità principale del database potevamo creare un Java Bean e avere poi i metodi nel DAO per, diciamo così, implementare le funzionalità principali di accesso a quel dato. Allora, io nel frattempo, anche per non perdere troppo tempo insieme, sono andato un pochino avanti e ho provato a finire l'implementazione del DAO che avevamo portato insieme. Ah, questo è un pochino uno scheletro che si ripeterà quasi sempre, no? Cioè, tutte le volte che abbiamo bisogno di gestire la persistenza di un tipo di oggetto su un database. L'unico messaggio che, adesso diamo un'occhiata ai metodi, ma il messaggio che voglio darvi è: attenzione, non prendetelo come una legge che tutte le volte che c'è una tabella di un database e ovviamente il suo Java Bean corrispondente, bisogna implementare i metodi crea, leggi, aggiorna e cancella o ricerca. Implementate solo quelli che vi servono, soprattutto in un contesto in cui magari l'obiettivo è chiaro e il tempo è limitato, detto esame ad esempio, non state implementando tutti i metodi che magari poi non vi servono. Il ragionamento che stiamo cercando di fare qua è come immaginare, pensare, progettare il livello di accesso al database in generale, che cosa potrebbe servire a un'applicazione. Il ragionamento che stiamo facendo qui, ricordate la volta scorsa, abbiamo detto cerchiamo di farlo indipendentemente dall'applicazione che usa i dati. No? Cerchiamo di vedere qual è il modo migliore per rendere a una qualunque applicazione che non sappiamo ancora cosa farà facile l'accesso ai dati memorizzati nel database. Quindi qui stiamo cercando di fare un ragionamento completo. Dopodiché invece, perché non vogliamo pensare, non vogliamo, diciamo così, vincolarci a un'applicazione specifica. Se invece però il contesto è diverso, l'applicazione sapete cosa deve fare, vi servono quelle due cose, non è inutile che andiamo a implementare altri metodi che non ci servono in quel momento col tempo limitato, okay? Se però sappiamo quali metodi ci servono, questi ragionamenti, queste linee guida che stiamo guardando adesso ci servono per capire come, no? Per evitare di ogni volta doverci pensare e in qualche modo agganciarci a qualcosa di già noto, replichiamo una cosa che già conosciamo. Ok, allora dicevamo che tendenzialmente, fatemi chiudere i metodi così vediamo questo DAO che cosa contiene. No, la volta scorsa avevamo insieme cominciato a costruire un DAO per la classe studente e avevamo implementato i metodi crea, leggi e aggiorna. Come dicevo, il delete non lo faccio, è un esempio di un metodo di ricerca. E per tutti questi metodi abbiamo cercato di definire l'interfaccia che si basasse il più possibile sull'oggetto studente, in questo caso sul Java Bean che rappresenta il dato. Questo per avere una certa indipendenza, per quanto possibile, dell'interfaccia del DAO rispetto ad eventuali evoluzioni dei dati. Cioè, immaginate che un domani nella tabella studente dobbiamo aggiungere l'anno di nascita. Allora, se io al metodo create avessi una serie di campi che sono matricola, cognome, nome, eccetera, e anno di nascita, se dovessi aggiungere anno di nascita dovrei andare a modificare il metodo create ovunque nella mia applicazione. Se invece gli passo un oggetto studente, aggiornerò l'oggetto studente, dovrò aggiornare le query ovviamente dove serve, ma in tutti i punti in cui non serve la data di nascita non devo toccare nulla. No? Per cui questo noi cerchiamo sempre di metterci a livello di astrazione più alto possibile, che ci permette di lavorare senza dover, cioè così, dipendere troppo dai dettagli. È chiaro che poi dentro il metodo i campi ci devono conoscere. Quindi
Questa è la prima osservazione. Cerchiamo di creare delle interfacce che si basino il più possibile sugli oggetti e non sui campi. La seconda osservazione che abbiamo visto la volta scorsa è: usiamo sempre, e come sempre intendo sempre, l'oggetto prepare statement anziché l'oggetto statement normale che usavamo la settimana scorsa, no? Sia per motivi di efficienza, che la volta scorsa non abbiamo commentato un granché dal punto di vista dell'efficienza, ma ci basti sapere che se al database viene passato lo stesso template di statement più volte, lui evita ogni volta di riottimizzarlo da zero perché lo riconosce, quindi è più veloce comunque a lavorare, ma soprattutto di sicurezza, ma anche di comodità, di integrità dei dati, non rischiamo di concatenare una cosa sbagliata e così via. Soprattutto la conversione dei dati viene fatta in automatico. Quindi, diamo un'occhiata, tutti questi metodi si somigliano, ad esempio il metodo di creazione è un metodo che modifica la tabella e non modifica il dato. Quindi si presume di avere un oggetto studente, questo è ciò che abbiamo visto la volta scorsa insieme. Fa una query di insert, leggermente semplificata, togliendo un po' di sintassi ridondante, in cui devo inserire tutti e quattro, in questo caso i valori, che sono tutti e quattro campi obbligatori della nostra tabella. Quindi definisco un prepare statement parametrico, ovviamente, e poi eseguo questa query, quindi creo il prepare statement, eseguo la query qua sotto. In mezzo, ovviamente, tra la preparazione dello statement e l'esecuzione della query, ci sta la definizione dei dati. Facendo attenzione al tipo di dati, interi, stringhe, date, o altri tipi di dati che inseriamo nel database. Vi ricordo che 1, 2, 3, 4, questi parametri stanno a indicare la posizione, quindi il primo, il secondo, il terzo, il quarto punto interrogativo che è presente nella query. Quindi andiamo a interpolare, a inserire nel punto giusto, facendo tutte le conversioni di dati, tutti gli escape impossibili, necessari, questi quattro dati. Dati che sono presenti all'interno dell'oggetto studente che è stato passato come parametro. Quindi io prendo un oggetto e questo oggetto viene salvato nel database. L'operazione inversa invece è quello di leggere uno studente. Allora, il metodo classico è: ti passo un oggetto studente di cui ho compilato il campo matricola e chiedo al DAO riempimi gli altri campi. Se gli altri campi sono 2 o sono 17, lo sa il DAO, no? Quindi non ho bisogno di specificarlo. E questo anche l'abbiamo visto, se seleziona tutti i campi dalla tabella studente dove è noto il numero di matricola. Quindi in questo caso questa query ha un parametro solo che è il numero di matricola da ricercare. Questa è una query che esegue un filtro sulla chiave primaria. Qui queste quattro query vedremo tutte le casistiche possibili. Un filtro sulla chiave primaria significa che, almeno se non ci sono errori, eccezioni, errori di sintassi, eccetera, ma se la query va a buon fine, possiamo avere zero risultati oppure un risultato. Non può esserci più di uno, se no quella non sarebbe una chiave primaria. E questo ne teniamo conto quando elaboriamo il risultato. Quindi, a differenza della create, qui dopo che ho preparato lo statement e ho impostato l'unico parametro che avevo a disposizione, userò il metodo execute query, non più execute update, perché in questo caso sto interrogando il database, mi restituisce un result set, e se notate questo result set io lo interrogo semplicemente con una if. Il result set nasce col cursore prima della prima riga, chiamo il metodo next e so che nella mia tabella ho 0 righe oppure una riga. Se ho una riga, chiamando il metodo next, posiziono il cursore sulla prima e unica riga e posso cominciare a leggerla. E il metodo next ritorna vero, true. Quindi se effettivamente lo studente con quella matricola c'è, esiste, la query è ritornata una riga, chiamando result.next, posiziono il cursore sulla prima riga, result.next ritorna true e quindi qua dentro io posso andare a interrogare i valori dei campi rimanenti. La matricola non mi serve perché la so già, e quindi vado a leggere il cognome,
dalla query, dal result set, e impostare questo cognome all'interno dell'oggetto S che mi è stato passato, dello studente che era il mio parametro. Quindi, come dicevamo prima, riempio gli altri campi dell'oggetto studente, tutti i campi, con le informazioni che ho. Quindi lo stesso per il nome, lo stesso per il corso di studi. Questo nel caso in cui result.next sia vero, ossia c'è almeno la prima riga nel database. Se c'è la prima riga nel risultato, se c'è la prima riga di sicuro non ci sarà la seconda, eh? Questo lo so solo io, perché so che ho fatto una query sulla chiave primaria. Se invece, cosa può capitare? Che io cerchi i dettagli di uno studente che non esiste, la cui matricola non esiste. Allora la query funziona, non dà errore, è lecito interrogare un database per scoprire che non c'è il risultato che cerchiamo. Allora in questo caso il result set però è collassato in zero righe, quindi quando chiamo il metodo next il cursore passa dalla riga prima della prima direttamente alla riga dopo l'ultima e ritorna falso il metodo next. Falso perché non c'è la riga successiva. Ritornando falso non entro in questo blocco e quindi vado nell'else. Allora io restituisco un flag vero o falso al mio chiamante per dirgli sì, guarda, io l'ho riempito i campi dello studente che mi hai passato, vero, c'era lo studente, oppure falso per dire i campi non li ho riempiti. Non li ho potuti riempire perché la matricola che mi hai passato non è presente nel database. Devo ritornare falso o devo sparare un'eccezione? No, in questo caso devo ritornare falso. Lui mi ha detto dammi i campi di questo studente, lo studente non c'è, lo informo che lo studente non c'è. Magari l'applicazione in alcuni casi deve fare delle ricerche per vedere se c'è o se non c'è una certa cosa. Non è che il fatto di voler fare una ricerca e non trovare l'elemento non è di per sé motivo per, no? Per essere un errore di programmazione. Ovviamente il chiamante dovrà andare a interrogare questo valore di ritorno prima di usare l'oggetto studente. Non posso dare per scontato, no? Che questa query mi restituisca un risultato. Ok, poi in realtà questo true è sbagliato perché è meglio ritornare falso nel caso in cui qualcosa vada storto. Ecco, questo è il classico metodo read. Ti passo un oggetto parzialmente inizializzato, o meglio, di cui è nota la componente chiave primaria dell'oggetto e tu fai il resto. Ma la volta scorsa avevamo anche ragionato su una forma diversa di read. Ti passo esplicitamente la chiave primaria e tu mi restituisci un nuovo oggetto studente che contenga quei valori. È un modo diverso di vederlo, lo scopo è sempre lo stesso. L'informazione che avevo è la matricola e l'informazione che avrò dopo la chiamata sarà l'insieme dei campi, tutto l'oggetto studente pieno. La differenza è che il metodo read che abbiamo appena visto ho un unico oggetto studente di cui c'è un campo che viene letto e gli altri che vengono scritti. In quest'altro caso, se vogliamo è più esplicito, viene letta la matricola, te la passo e restituisce tutto un oggetto studente. Possiamo implementarli entrambi, o quello che ci piace di più, o quello che è più comodo. Io in realtà una volta che ne ho implementato uno, l'altro mi riconduco al precedente, cioè non vado a fare di nuovo una query. Sono due interfacce diverse per fare la stessa cosa. Allora, avendo già implementato, perché l'ho implementato prima, il read che riceve l'oggetto studente, allora per ottenere questo nuovo read cosa faccio? Mi creo io un oggetto studente, tanto dovrò restituirlo al chiamante, l'oggetto studente è inizializzato parzialmente. Il costruttore di studente si aspettava quattro campi, matricola, cognome, nome e CDS. Io la matricola gliela passo perché la so, cognome, nome e CDS gli metto dei valori fasulli, in questo caso null o stringa vuota. Tanto so che non vengono usate. Quindi costruisco un oggetto studente con informazioni parziali e a questo punto posso chiamare il metodo read precedente. Si chiama sempre read, eh? Solo che questo riceve un oggetto S
studente e quindi si mappa su, sulla signature sottostante che riceve uno studente e non un int. A questo punto chiamo il metodo read, se il metodo read mi dice sì, lo studente l'ho trovato, allora so che l'oggetto S avrà non solamente più la matricola, ma questi campi null sono stati sostituiti da dei valori veri. Allora posso restituire al mio chiamante il mio oggetto S. Altrimenti, se lui mi dice falso, vuol dire che non ha trovato la matricola, e allora non restituirò al chiamante nessun oggetto studente. Non ha senso che restituisca quell'oggetto con i campi null. Restituisco null in generale, quindi dico, beh, l'oggetto che cercavi non c'è. Quindi è un modo, una volta che abbiamo un metodo, se vogliamo offrire la stessa funzionalità con metodi diversi, cerchiamo sempre di riconduce al metodo precedente. Ecco, qual è la differenza? Qual è forse uno dei motivi per cui si preferisce a volte passare un oggetto parzialmente inizializzato piuttosto che passare direttamente alla matricola? È questo il motivo. New studente. Cioè, in questo modo, quando io devo restituire un oggetto studente, il metodo del DAO, se deve restituirmi un oggetto, lo deve creare. Ok? Questo presuppone che il metodo del DAO sappia esattamente quale oggetto creare. Tu dici, vabbè, è ovvio, deve restituire uno studente. No, però magari studente anziché un oggetto, potrebbe, anziché una classe, potrebbe essere un'interfaccia. Oppure io posso avere studente, ma potrei anche avere una sottoclasse di studente. Perché magari nella mia applicazione l'ho personalizzato, ho il Java Bing che mi rappresenta la database, ma poi ho bisogno di aggiungere delle funzioni, ho bisogno di aggiungere dei campi, quindi ne faccio una sottoclasse. E che ne sa il DAO che deve restituirmi una sottoclasse di studente piuttosto che non la classe studente principale? E quindi, se io uso qua sotto questo metodo, studente può essere un'interfaccia, può essere una classe astratta, può essere una classe che ha 12 sottoclassi, funziona. Anche se ti passo una sottoclasse di studente e tu nell'interfaccia di studente, funzioni. A questo servono le sottoclassi, no? A poter essere usate al posto della classe madre quando serve. In questo secondo caso no. Ok? Adesso qui stiamo facendo un caso un po' ipotetico, forse un po', diciamo, avanzato rispetto al tipo di esercizio. Ma però l'abbiamo già visto più volte. Che la creazione di oggetti molto spesso viene delegata, no? A delle factory, a degli altre classi che sanno quale oggetto effettivamente creare. Allora cerchiamo spesso di separare la creazione dell'oggetto dal popolamento dei suoi contenuti, in qualche modo. Quindi è per questo che a prima vista può sembrare strana questa signature, dice, ma ti passo un oggetto fatto a metà, in realtà si risulta diciamo, in generale più versatile. Questo DAO non funzionerà solo con oggetti di tipo studente, ma anche con sue sottoclassi. Questo metodo invece funziona solo se l'oggetto da fare è proprio studente. Ok, poi dicevamo, avevamo esempi di query di aggiornamento. Quindi CRUD crea, leggi, aggiorna, U. Aggiornamento, abbiamo ragionato la volta scorsa, cosa potrei aggiornare sensatamente in un oggetto, ad esempio il corso di studi. Magari lo studente si è trasferito da un corso di studi all'altro e avevamo ritenuto che non avesse senso cambiare il nome e il cognome, ad esempio. Quindi in questo caso cosa facciamo? Prendiamo uno studente e diciamo al database: database aggiorna il corso di studi di questo studente. Cosa presupponiamo? Che chi chiama il metodo abbia un oggetto studente corretto, magari l'ha appena tenuto con un read, e gli va a cambiare esternamente a questo metodo il campo CDS mettendogli un valore diverso. E poi dico al DAO, ok, io l'ho cambiato nell'oggetto questo valore, adesso per favore aggiorna anche il database, in modo che il valore che ho nell'oggetto in memoria corrisponda, venga mappato sull'oggetto, sul database. Quindi in qualche modo, di nuovo, uso lo stesso trucco, uso un oggetto studente che ha alcune informazioni, come ad esempio la matricola, che mi servono per identificare qual è lo studente,
e altre informazioni, come ad esempio il corso di studi, che mi servono per andare, che sono diverse nell'oggetto rispetto al database e mi servono per andare a modificare il database. Quindi in questo caso la query è molto semplice: aggiorna la tabella studente impostando il campo corso di studi al valore che ti dico io, solamente per quello studente la cui matricola è quella che ti ho specificato. Quindi anche qua una query parametrica con due parametri. Il primo parametro è una stringa ed è il corso di studi pescato sempre l'oggetto studente. Il secondo parametro è la matricola, viene usato con questo punto interrogativo, è un intero. Esegui l'aggiornamento. Adesso qui non ho fatto completo il metodo perché per errore, insomma, noncuranza, la volta scorsa avevo scritto void qua come signature, mentre sarebbe carino avere un booleano che mi dica se l'aggiornamento ha avuto esito positivo oppure no. Come faccio a sapere se l'aggiornamento ha avuto esito positivo oppure no? Se ci sono stati errori oppure no? Me lo dice l'execute_update, che come metodo restituisce il numero di righe modificate. Tutte le volte che faccio una insert, un'istruzione tipo insert o update in SQL, chiamerò il metodo execute_update dello statement, non execute_query. E l'execute_update ha un valore di ritorno che è un intero, e questo intero, eccolo qua, esegue lo statement che è di tipo insert, update o delete, quindi non select, e restituisce the row count for SQL Data Manipulation Language Statements, the row count, cioè il numero di righe che sono state modificate nel database. Nel mio caso mi aspetto che questo numero valga 1, ovviamente, perché io ho modificato uno solo studente, una sola riga. Quindi se vogliamo fare questo controllo in più, facciamo diventare boolean questa funzione, e se n uguale 1, allora vuol dire che l'ho modificato, altrimenti cosa sarà n? Sarà 0 se non è 1? Vuol dire che non l'ho aggiornato, non l'ho modificato. E se qualcosa va storto anche. Quindi i metodi esecutivi dove inserisco o modifico dei dati, o li cancello, sapete che cancello per me dà sempre l'allergia, tipicamente sono metodi che ritornano un valore o intero o più facilmente booleano, che mi dice se ha avuto successo oppure no. I metodi di ricerca sono metodi che ritornano magari un oggetto, una collection, o anche loro in questo caso, nel caso del read, anche lì c'era un booleano che mi diceva sono riuscito a leggerlo oppure no. È ovvio che questa stessa operazione in cui ho passato lo studente e dell'oggetto studente viene usato solo il campo matricola e il campo CDS, la potrei anche implementare usando direttamente i campi, come ho scritto qua sopra. Ma una volta che ho il metodo di sopra, basta che io mi creo uno studente, riempio quei due campi, forse l'ho fatto, sì, faccio diventare boolean anche questa, è ancora più semplice di prima. Crea uno studente che abbia i campi giusti nei posti giusti e chiamo la del CDS di prima. Ecco, invece l'ultimo metodo che avevamo pensato insieme e non avevamo visto è un metodo di ricerca. Ad esempio, trovami tutti gli studenti che hanno determinato cognome. Allora, in questo caso, tutti gli studenti sono un insieme, più di uno. Quindi questa volta, anche qua, ho due possibilità. O faccio in modo che il metodo, come c'è scritto qua, ritorni una lista, oppure al metodo passo già io una lista a cui lui dovrà appendere, aggiungere gli elementi che trova.
Di nuovo essenzialmente ci chiediamo dove è meglio che la lista venga creata essenzialmente, se dentro il metodo oppure fuori dal programma. In questo caso ho fatto la versione più semplice in cui ti passo un cognome e mi restituisce una lista di studenti. Allora, com'è la query? Questa volta, beh, la query è molto simile a quella del read, è uguale a quella del read, l'unica cosa che cambia è il campo su cui filtro. Nel caso del metodo read filtravo sul campo matricola, in questo caso filtro sul campo cognome, nella clausola where. La differenza sembra minima, ma in realtà è sostanziale, perché mentre matricola è un campo chiave primaria, quindi un campo univoco, cognome non è univoco. E quindi mi aspetto che il risultato, oltre a poter contenere zero cose, o poterne contenere una, ne possa contenere anche più di una. Questo significa che nell'analisi dei risultati della query, quindi qua tutto il resto è uguale, devo ciclare sui risultati disponibili. Con il solito template while result.next. Il primo punto next mi porta sulla prima riga, estraggo i risultati, eccetera, eccetera. Quindi la usavo if perché ero sicuro che al massimo c'era un risultato, poteva non esserci nessuno, ma al massimo ce n'era uno. Qua uso while perché potenzialmente ne ho molti. Molti che vado ogni volta che trovo una nuova riga, mi creo un oggetto studente e lo appendo a questo result che è una lista che mi sono costruito qui dentro, in questo caso un array list. E alla fine di tutto questo ciclo while, quindi dopo che ho esaurito la lettura di tutto il risultato, nella lista avrò uno dopo l'altro accodato tanti oggetti studente che corrispondono a tutte le persone che hanno quel cognome e ritorno alla lista. Questa lista conterrà 0 elementi, se per caso il cognome non esiste, ne conterrà uno, ne conterrà più di uno. Nel caso di 0 elementi, in questo caso non è un errore, non mi viene da ritornare null per dire è andato qualcosa storto. Dammi tutti quelli che hanno quel cognome e ti do un insieme, aperta tonda e chiusa tonda, cioè un insieme vuoto. Ma è un insieme, non è un errore. Quindi vedete che nel caso in cui non trovi nulla, questo while non viene eseguito, perché al primo next è già falso, e se andate a vedere che cosa contiene il result in questo caso, contiene esattamente una lista vuota, perché l'ho iniziale è data qua, ma non ci ho messo dentro niente. Quindi non è un errore, non è un, se vogliamo, un caso particolare, l'importante è gestirlo correttamente. Dobbiamo sempre pensare ai casi particolari per essere sicuri che il programma faccia la cosa giusta anche nei casi particolari, non solo nel caso tra virgolette normale. E potrei dire che il 98% delle classi DAO e dei metodi implementati nelle classi DAO sono varianti su questi temi. Sono noioso da fare, ma alla fine... Ecco, un secondo lo voglio ancora dedicare a questa parola list. Allora, qual è... Allora, quando faccio una ricerca e mi aspetto che questa ricerca possa trovare più di un elemento, è ovvio che il risultato dovrà essere una collection. Siete d'accordo? Deve essere una collection perché devo avere più elementi. Quale collection usare? Allora, il dubbio può essere tra list e set. Che differenza ci sono tra una lista e una set? Che cosa ci fa preferire l'una o l'altra in un metodo del tipo ricerca per cognome? Allora, ricordiamoci quali sono i requisiti per avere un set. Per avere un set devo avere degli oggetti che abbiano un hash code. L'hash set usa la funzione di hash per ritrovare, salvare e poi ritrovare gli oggetti. Ma noi questo ce l'abbiamo già, nel senso che l'oggetto studente, come tutti i nostri Java Bean, hanno tutti una funzione di identità, l'equals e l'hash code ben definiti, no?
abbiamo detto, lo facciamo in modo corrispondente rispetto alla chiave primaria del database, che quella, che quell'oggetto ha all'interno del database. Quindi si può usare, no? In un set non posso mai avere duplicati, questo è un limite, in un insieme, dal punto di vista insiemistico un oggetto non può comparire due volte, ma qui non avrò mai duplicati, perché per definizione di chiave primaria tutti gli studenti avranno sempre matricole diverse, se no non potrebbero neppure esistere nel database, figuriamoci. Quindi si può, anzi devo dire che dal punto di vista relazionale, se ci ricordiamo quando abbiamo studiato SQL, SQL è un linguaggio insiemistico. Quando faccio una select mi restituisce un insieme di elementi, non una lista. Che differenza c'è? L'ordine. Una lista ha un certo ordine, c'è un primo, un secondo, un terzo, un quarto. Un set per definizione è disordinato. Se voi provate a stampare gli elementi di un hash set, vengono fuori tutti mescolati, perché la funzione di hash li ha rimescolati per avere un accesso più veloce. Quindi formalmente sarebbe più corretto spesso restituire un set di elementi anziché una lista. Questi sono gli studenti che volevi. Nel caso, questo se ragionassimo, se vogliamo, con un modello razionale puro, assoluto, è un insieme. Quando è che voglio mettere una lista? Quando magari l'ordine ha un senso. Perché poi il linguaggio SQL non è proprio relazionale razionale. Pensate a order by. E se metto order by sto specificando qual è l'ordinamento con cui ritornare i risultati. Ma l'ordinamento in un insieme non esiste. Quindi il linguaggio SQL in qualche modo devia rispetto al modello matematico relazionale. Però fa comodo, ecco, almeno li ho ordinati per nome, li ho ordinati per data, li ho ordinati in qualche modo. Allora, qualora ci sia un ordinamento richiesto, io voglio restituire gli elementi in un certo ordine, allora a questo punto mi fa comodo ovviamente usare una lista piuttosto che un set. Quindi si vede molto spesso usare, anche se vogliamo formalmente sarebbe più corretto usare un set, spesso ci sono delle liste per riuscire a mantenere l'ordine dei risultati. Ricordiamoci che però l'ordine dei risultati ha senso solo se l'ho richiesto esplicitamente. In questa query non c'è una clausola order by, quindi il database è libero di restituirli nell'ordine che vuole. Non facciamoci ingannare dal fatto che noi quando facciamo una query di questo genere i risultati che saltano fuori sono ordinati in ordine di inserimento. Questo non è obbligatorio, non è detto. Dipende da come è implementato internamente il database, quindi non fidiamoci di questo. Se li vogliamo ordinati per matricola, mettiamo order by matricola. Se li vogliamo ordinati per cognome e nome, mettiamo order by nome, visto che i cognomi sono tutti uguali. Quindi quando il nostro programma dipende dall'ordinamento con cui saltano fuori i risultati, mettiamo sempre esplicitamente il criterio di ordinamento. Magari, non so, order by matricola crescente ASC, SN crescente. Allora sappiamo che il risultato è una lista ordinata come tutte le liste e sappiamo anche qual è esplicitamente il criterio di ordinamento. Ok? Vabbè, questi sono, se vogliamo, un po' di ragionamenti a latere che abbiamo fatto su questo semplice DAO, ma che poi alla fine valgono per tutti. Adesso cosa ci mancava? Cosa ci manca ancora? Ci manca ragionare sulle relazioni. C'era una tabella corso, abbiamo una tabella studente, e poi c'era questa grossa relazione iscrizione che legava corsi e studenti. Perché ovviamente un database non è fatto solo di entità, ma è fatto anche, posso dire, soprattutto di relazioni. Allora, che regole ci diamo, che criteri ci diamo per mappare queste relazioni? Allora, relazioni sono di vari tipi, no?
uno a uno, uno a molti, obbligatoria, facoltativa. Quindi dovremmo un po' ragionare su un po' di casi possibili, no? Su che cosa fare nei vari casi possibili. Noi cercheremo di rimappare il più possibile le informazioni che sono contenute in una relazione del database in una forma che sia a oggetti. Cioè, se io non conoscessi il database e avessi questo Bing studente, dove è andata Eclipse qua, avessi il Bing che non ce l'ho, corso, vabbè, ce l'ho, ho già aperto corso, quindi prendo corso, e questo contiene l'informazione su un corso. Dimentichiamo per un attimo il database, ok? Adesso ci dicono: guarda che io vorrei che per ogni corso poter risalire all'elenco degli studenti che frequentano quel corso. Come lo implementeremmo in Java? Dimentichiamo le SQL. Questo sarebbe il modo più ovvio. E aggiungo un campo che sia un set o una list, iscritti. Mi viene talmente naturale che non mi viene in mente altro. Non vado a fare un altro Bing che si chiama iscritti, che al suo interno contiene l'elenco di... non ha senso, no? Ok, quindi una relazione che dice: dato un corso, conosco quali sono gli studenti iscritti, in modo naturale si realizza attraverso un attributo aggiuntivo nel Bing. E questo attributo, in questo caso è una collection perché la relazione è a molti, ma l'attributo punta a oggetti di tipo studente, cioè oggetti che corrispondono all'entità che sta dall'altra parte della relazione nel database. Non ci vado a mettere una lista di matricole. Sì, però lo studente ha identificato la matricola, quindi basta che io ci metta un integer e quindi ho una lista delle matricole degli iscritti, così poi tutte le volte che ho una matricola posso andare a risalire al singolo studente. Se uno ragiona con la testa del database, magari gli viene in mente così, perché mi fa comodo avere la matricola, è un campo semplice da ottenere perché sono un intero, ma come dicevo non mi verrebbe mai in mente di progettare un oggetto di questo genere se non avessi il database che spinge per lavorare più a basso livello, no? Lo vedrei così. Quindi le relazioni che nel database sono basate sull'identità di chiavi, quando è che un oggetto è in relazione con un altro? Vabbè, quando il campo chiave esterna di un oggetto è uguale al campo chiave primaria dell'altro, così ci hanno insegnato. Quindi l'identità di campi. In realtà nel mondo oggetti non abbiamo bisogno di questa identità di campi, perché ogni oggetto ha una sua identità, io posso avere un riferimento, no? Una reference direttamente all'oggetto con cui sono in relazione. Non è che devo avere una coppia del valore che è uguale alla sua chiave primaria, sarebbe un passaggio inutile. Quindi le regole che ci diamo sono elencate qua. Prima però voglio solo far notare questa nota che ho scritto, attenzione, anche qua di nuovo, come prima, ma magari ancora più di prima, non dobbiamo necessariamente implementare nel modello oggetti tutte le possibili relazioni che ci sono nel database, ma solamente quelle che vogliamo navigare facilmente nella nostra applicazione. Quindi, perché altrimenti ci mettiamo a implementare tonnellate su tonnellate di chiavi, di liste, eccetera, quando poi magari non ci servono. La dico in altre parole: nell'applicazione magari ho bisogno, dato uno studente, di conoscere quali sono i corsi. Allora quella relazione la leggo in un certo ordine, in una certa direzione.
ma magari in quella stessa applicazione non me ne fregherà mai, non mi interesserà mai, non mi servirà mai, dato un corso di conoscere l'elenco degli studenti. Allora, se nell'applicazione non mi serve mai, dato un corso, conoscere l'elenco degli studenti, questo campo, lasciamolo stare, non ci serve, non lo mettiamo. Perché non basta solo metterlo, poi bisogna dargli un valore. Per ogni corso metterci dentro l'elenco degli studenti. Quindi è un lavoro in più. Questo un pochino, quando noi disegniamo un database e definiamo una relazione, ci pensa il database stesso a rendere la relazione, diciamo, navigabile nei due sensi. Io, a seconda della query che faccio, conosco il corso, mi dà gli studenti, conosco gli studenti, mi dà il corso. L'importante, anzi, quando facciamo un modello relazionale, pensiamo proprio a questo. Non pensiamo a quali query farò, pensiamo a come sono collegati i dati tra di loro. E poi, a seconda di... e qui sta la potenza del database relazionale, a seconda di come mi interessa conoscere i dati, farò le query più opportune, che saranno sempre tutte eseguite nel modo più ottimizzato del database. Se invece passo a modello oggetti, questo non è più vero, non è più automatico che se ho una relazione per andare da A a B, questa stessa relazione la posso usare per tornare da B a A. Perché se ho un oggetto un riferimento all'altro, se non ho il corso un riferimento agli studenti, non è detto che nello studente abbia riferimento al corso. Ce l'abbia aggiornato, popolato, eccetera. Quindi dipende più dall'applicazione, mentre invece il database, per suo lavoro, diciamo così, lavora sui dati. E prescinde dalle necessità dell'applicazione. Allora, le due regolette, detto questo, no? Le due regolette che è facile dedurre sono, beh, le relazioni possono essere 1-1, 1-n o n-m. Ok? Allora, da entrambe i due lati possiamo vedere se la cardinalità è 1 oppure n, da un lato e dall'altro. Allora, quando la cardinalità è 1, posso aggiungere un attributo in più nell'oggetto referente, che è il punto di partenza della relazione, verso una proprietà che è un oggetto dell'altro tipo. Faccio in modo che questo attributo contenga un riferimento all'oggetto Java e non il valore della chiave primaria dell'oggetto stesso, cosa che invece ci sarebbe nel database. Faccio un esempio. Pensiamo di avere una classe studente e anche una classe persona, perché magari il nostro database è più ampio e contiene anche altre informazioni che non sono necessariamente legate al fatto di essere studenti. Quindi c'è una tabella persona che rappresenta le persone, ciascuna delle quali è identificata dal proprio codice fiscale, no? Che ci identifica tutti in modo univoco, in Italia. Poi quando siamo al Politecnico abbiamo anche una matricola che ci identifica però solo all'interno del Politecnico. Allora, noi potremmo avere, questa sopra è il disegno delle tabelle, lo studente ha una matricola che è chiave primaria della tabella studente, ma anche una chiave esterna rispetto a persona. Cioè, e cos'è questa chiave esterna? È una stringa che contiene il codice fiscale. L'avremmo progettato così, no? La chiave esterna è un campo della tabella di partenza che contiene un valore che deve corrispondere a una chiave primaria della tabella d'arrivo. Quindi se la tabella d'arrivo ha come chiave primaria il codice fiscale, che è una stringa di, non so, 14 caratteri, quanti sono, allora tutte le chiavi esterne delle tabelle che puntano a persona dovranno contenere un campo che è la stringa di 14 caratteri che rappresenta il codice fiscale. E quando noi aggiungiamo un vincolo di chiave esterna ci penserà il database a verificare che non inseriamo mai uno studente con un codice fiscale che non sia valido, ossia non compaia da nessuna parte nella tabella persona. Questa è una relazione 1-1, in qualche modo, da questo lato. Cioè, uno studente può essere in relazione solo con un oggetto di tipo persona, cioè il record persona che rappresenta lui.
stesso. Volendo potremmo anche avere la relazione inversa, che è quello che ho scritto qua in giallo, in cui dalla classe persona posso avere una chiave esterna verso la tabella studente. In realtà questa seconda chiave esterna sarebbe una chiave opzionale, perché non è detto che una persona sia uno studente, mentre invece è sicuro che uno studente sia una persona. Quindi questo campo FK studente dovrebbe essere una chiave esterna che può essere null, è valido che sia null, cioè che quella persona non abbia una cardinalità minima pari a 0, può anche non essere in relazione con nessun studente, oppure può avere una cardinalità massima pari a 1, cioè la persona è studente con una certa matricola. Allora, cos'è FK studente? È un valore che è uguale alla chiave primaria della tabella studente. E la chiave primaria della tabella studente cos'è? La matricola, che è un intero, un numero intero. E quindi FK studente è un numero intero, a sua volta. Io nel mondo relazionale, nel database, non posso dire che la chiave esterna rappresenta una persona, non esiste. Non posso dire il campo, la colonna numero 2 è una persona. No, la colonna numero 2 è una stringa. Cos'è questa stringa? Beh, deve corrispondere all'altra stringa che è la chiave primaria della tabella. Non esistono gli oggetti nel database, esistono solamente i tipi di dato primari, primitivi. Allora, questo è un esempio di una relazione 1-1 incompleta, perché non è detto che da studente, che ogni persona sia anche studente. Come lo rappresento a oggetti? Beh, a oggetti io mi astraggo un pelino rispetto a ciò che fa il database e nel caso della classe studente, che rappresenta la tabella studente, tra i vari campi ne avrò uno che chiamo persona, che è di tipo persona, classe persona con la P maiuscola. Quindi all'interno dello studente inserisco un riferimento all'oggetto persona. Non il valore del codice fiscale. Il codice fiscale, se mi serve, lo prenderò come persona.getCodice fiscale. Lo vado a chiedere all'oggetto dall'altra parte, non sto a replicare dati. Nei database la replicazione di dati, avere lo stesso dato in due tabelle, è ciò che mi serve per creare le relazioni. In Java replicare dati è male, perché non ho molto di integrità sotto che verifica che non faccia pasticci. Quindi la relazione ce l'ho esplicita, un oggetto che contiene un riferimento a un altro. E idem della classe persona, se voglio rappresentare, se mi serve rappresentare le informazioni di questa relazione 1 a 1, inversa, avrò anche questo campo che punta all'oggetto studente. Quindi in qualche modo, per leggere il database, immaginate il mio studente DAO che legge studente. Dovrò fare due query, poveretto. Una query veramente sulla tabella studente, per andarsi a leggere i campi propri dello studente. E poi avrà questo campo, private persona, che deve popolare con riferimento a un oggetto di tipo persona. Questo oggetto di tipo persona lo può ottenere solamente facendo una seconda query alla tabella persona. Quindi per inizializzare correttamente la classe relativa a un oggetto, a volte ho bisogno di portarmi appresso, e quindi andare a interrogare il database, anche tutti gli oggetti correlati. E questo riferimento, mi serve un riferimento a un oggetto persona, quindi da qualche parte deve essere un new persona. Quindi avrò bisogno di una query che a questo punto sarà una query tipo read sulla tabella persona di cui conosco il codice fiscale. Quindi io dal database leggerò FK persona, che è un codice fiscale, ma questo FK persona non lo memorizzo dentro studente,
lo uso per fare una persona DAO.read che mi dia l'oggetto persona corrispondente a quel codice fiscale. Se voglio. E allora a questo punto avrò un oggetto nuovo persona che posso collegare dentro lo studente. E viceversa. Quindi purtroppo dobbiamo fare del lavoro in più per avere questa, diciamo così, comodità di lavorare oggetti all'interno del nostro programma. Dov'è scritto? Non ho scritto da qualche parte. Vabbè, niente, lo commento dopo. Questo nel caso di relazioni 1-1. Nel caso di relazioni 1-molti che cosa facciamo? Vabbè, il ragionamento sarà lo stesso, semplicemente che dalla relazione 1-molti ha un lato che ha un cardinalità 1, quindi su questo non c'è nulla di nuovo da dire, ha un altro lato un cardinalità molti. E allora il lato con cardinalità molti come lo mapperemo? Beh, con una collection, sia un set o una lista, scegliamo di caso in caso, cosa ci piace di più, cosa ci serve di più, di riferimenti a oggetti. Quindi ad esempio, relazione 1-molti, lo studente è residente in una città. Quindi una tabella studente, nella database, una tabella città. Uno molti significa che una città, molti studenti. Nel database la chiave esterna la metto nella tabella con molteplicità molti. Quindi io nella città non ho nessun riferimento studente. Nello studente ho una chiave esterna che indica la città di residenza. Questo mi permette di avere la relazione 1-molti, perché visto che dentro città non c'è riferimento esplicito a studente, potrò avere tantissimi studenti che puntano, che indicano quella città lì come città di residenza. E se voglio sapere, data la città, quali sono gli studenti, vabbè, farò una bella join e ho risolto col codice da città. Database serve a quello, fare join tra tabelle e scoprire le relazioni. Quindi, lato molti, ho una chiave esterna che punta al lato 1 della relazione. Quando passiamo a modello oggetti, un pochino si invertono i ruoli, nel senso che lo studente, beh, qui mappiamo, qui stiamo applicando la stessa regola di prima, perché lo studente è in relazione con una città sola. Quindi nel database avevo la chiave esterna relativa a città, nell'oggetto avrò una proprietà, città di residenza, che è di tipo oggetto città. Quindi non ci metto il codice città, non lo metto da nessuna parte, metto direttamente il riferimento all'oggetto città. Fino a qua è il lato 1. Nell'oggetto città invece le cose si complicano se voglio sapere quali sono gli studenti residenti in una determinata città. Perché se non avessi questo e volessi sapere quali sono gli studenti residenti in una città, l'unica cosa che potrei fare è fare un ciclo su tutti gli studenti e chiedermi: tu sei residente in questa città? Sì, no. Tu in questa città? Sì, no. Eccetera, eccetera. Dovrei scandire tutti 1-1. Se avessi solo una grossa lista di studenti, ciascuno dei quali ha riferimento alla città. E sarebbe poco efficiente. Se invece mi servisse in modo efficiente, rapido, data una città, trovare gli studenti, e beh, questo dato lo devo salvare esplicitamente. Mentre per un database la query che è data uno studente mi dà la città, la query che è data una città mi dà lo studente, praticamente hanno lo stesso costo,
perché si tratta di un join tra due tabelle su una chiave esterna, è già nell'indice la risposta, quindi è una cosa che ha lo stesso costo computazionale per il database in SQL, per noi no. Un conto è navigare una relazione che abbiamo esplicitamente memorizzata, un conto invece è scandire un elenco di voci andando a controllare una per una se per caso corrisponde. Ovviamente nel nome dell'efficienza cerchiamo di evitarlo il più possibile. Allora, per evitarlo dobbiamo esplicitamente rappresentare l'informazione inversa, della relazione inversa che da città passa a studente. Come, di nuovo, con un attributo studente residente, ad esempio, che sia una collection di studenti. Quindi non faccio questa volta, popolare l'oggetto città è pesante. Se io facessi un città DAO e dentro città DAO c'è il metodo read di Torino, passo il codice di Torino, che so, 10.100 se vogliamo usare il codice fiscale, il codice di avviamento postale, allora lui farà una query dove dice, beh, codice città 10.100, nome città Torino. E poi per riempire questo farà un'ulteriore query dove trova tutti gli studenti residenti a Torino. Per ciascuno lo legge, lo crea l'oggetto e lo concatena in questa lista, la quale viene poi salvata dentro città. Quindi l'inizializzazione di una relazione lato molti di solito è pesante perché richiede di leggere tutti i dati corrispondenti. E poi c'è il caso più generale, più complicato, che è quello di una relazione molti a molti, come quella che abbiamo nel nostro esercizio. Abbiamo corso studente iscritto. Qui è un altro esempio tratto da un altro dei dataset che usiamo, a volte nelle citazioni, articoli, no? Pubblicazioni scritte. Allora, ci sono tanti articoli, in articolo ho più autori, ma gli autori sono persone, qui è indicato come creator il nome dell'autore, colui che ha creato quell'articolo. Quindi un articolo ha più nomi e ogni autore in realtà può aver scritto, anzi avrà sicuramente scritto più articoli. Quindi la relazione tra molti a molti, un articolo scritto da più persone, una persona ha scritto più articoli. Relazione molti a molti, ovviamente a livello relazionale si mappa con una tabella aggiuntiva. Quando voi passate dal modello relazionale, entità relazioni, al modello fisico del database, aggiungete una tabella. Quando c'è una relazione 1-1 o 1-n, accorpate la relazione in una delle due classi, con una chiave esterna. Se no, create una tabella in più che contiene che cosa? Contiene tutte le chiavi esterne che puntano all'entità coinvolte nella relazione, più tutti gli eventuali attributi della relazione stessa. Sapete che quella relazione, no? Può avere degli attributi. Nel nostro caso avevamo questa tabella iscrizione che collegava matricola e insegnamento e conteneva ovviamente coppie di chiavi esterne. E la chiave primaria di questa tabella è la combinazione di tutte le chiavi esterne. Quindi una tabella con una chiave primaria che contiene due campi, infatti vedete che sia matricola che codice hanno la chiavina a fianco. Ok? Questo è il modo normale di lavorare con i database. Se vogliamo mappare questa relazione bidirezionale multipla nel modello oggetti, dovremmo all'interno dell'articolo, di ogni articolo, avere una collection di tutti i suoi autori, e all'interno di ogni autore dovremo avere una collection di tutti i suoi articoli, che punta a tutti i suoi articoli. E ovviamente il che crea un piccolo circolo vizioso. Ci immaginiamo di fare la read di un articolo. Alla riga dell'articolo avrà il titolo, avrà la data, avrà il numero di pagine, eccetera, e poi avrà l'elenco degli autori. Creators. Allora, per popolare l'elenco degli autori, cosa devo fare? Devo fare una query che, dato quell'articolo, vada a vedere
attraverso la relazione authorship chi sono tutti i suoi autori. E per ciascuno di questi, quindi avrà 6 autori quell'articolo, per ciascun autore dovrà fare una riga. Per creare l'oggetto di tipo creator e aggiungerlo a quella collection. Allora, per fare una read di creator dovrò leggere tutti i campi di creator, però c'è scritto qua che la classe creator dentro ha anche una collection di articles. Quindi la read di creator al suo interno dovrà per forza chiamare, oltre che al get string, get int, per andare a estrarre i dati del creator, che saranno il nome, il cognome, l'indirizzo, quel che volete, devo popolare anche il campo che contiene tutti gli articoli. Quindi all'interno della read per article dovrò chiamare la read per creator e all'interno della read per creator sto cercando di chiamare la read per author. Sì, author, article, ecco che ho sbagliato, article. È un pochino ricorsivo, ma di quella ricorsione malata, non controllata, non voluta, no? Non impostata da noi. Cioè io non posso avere un oggetto articolo se non ho tanti oggetti creator già fatti, pronti da collegare. E per ciascun oggetto creator in realtà devo avere tanti oggetti articolo pronti da collegare, ma se non li posso creare prima, chi creo prima? Come faccio? E questo, se lo vediamo così, è un problema. La soluzione a questo problema qual è? È quella di essere un tantino pigri, no? Infatti si chiama lazy creation, creazione pigra dei dati. Cioè io posso accettare che queste collection non ci siano, siano vuote, siano null. Cioè che quando leggo un articolo lo posso leggere in modo lazy, in modo pigro. Quindi leggo tutti i campi suoi, ma nessun campo della relazione esterna. Quindi questo mi permette di leggere, che ne so, tutti gli articoli, poi tutti i creator, e poi quando ho tutto faccio i collegamenti. A parte, dopo. Cioè sono pigro, non lo faccio subito. Lo farò, dovrò farlo, ma lo faccio dopo. Perché se cercassi di fare tutto subito, mi incasino. Non ci riesco. Okay? Allora, questo è necessario, nel senso di indispensabile, quando ho relazioni molte a molti. Cioè non posso pensare di leggere tutto subito, perché sennò ritorno su me stesso e non finisco più di far query annidate una dentro l'altra. E il database a un certo punto mi dice, ma è finito? Hai aperto 27 connection, tanti quanti sono i livelli di ricorsione? Quando in realtà potresti leggere tutti prima uno e poi gli altri e poi metterli insieme. E quindi in quel caso avremo due query separate, una read lazy, diciamo, una read pigra che legge tutti i campi tranne le relazioni esterne, e magari una read full, oppure una read che legge solamente, che aggiunge solamente i creatori, che a questo punto va a fare la query. Tra l'altro magari senza necessariamente dover crearli questi oggetti. Perché magari li ho già. Perché una cosa di cui ci stiamo dimenticando è che non esiste solo il DAO. Sopra il DAO abbiamo un modello. Cosa vuol dire che sopra il DAO abbiamo un modello? Che magari quando leggiamo l'elenco degli articoli ce l'abbiamo in una collection. Quando leggiamo il primo creator e devo trovare la lista dei suoi articoli, magari non ho bisogno di andare a chiedere al database e creare un nuovo oggetto di tipo articolo, perché magari l'articolo a cui devo collegarlo c'è già, il modello ce l'ha già, l'ha appena letto, ha appena fatto una query. Quindi a volte anziché creare un nuovo oggetto, anziché queste collection qua, anziché essere fatte di oggetti nuovi appena creati, sono spesso fatte di oggetti che ho già, quindi faccio riferimento a oggetti che ho già, facendo una ricerca nei set o nelle collection. E così punto direttamente con l'oggetto, faccio i collegamenti tra gli oggetti che già ci sono.
È un po' di lavoro in più sicuramente quando voglio leggermi il dato, quindi bisogna un po' abituarsi. Nel nostro caso, provando ad applicare queste regole nel nostro caso, il nostro database, ops, ho cancellato qualcosa che non dovevo, il nostro database ha questa tabella. Quindi come potremmo fare a gestire anche la relazione, no, tra corsi e studenti? Allora, abbiamo detto, all'interno dello studente, non nel DAO, scusate, vado a prendere il modello, avevo corso e studente, quindi all'interno di corso aggiungerò un campo che contiene tutti gli studenti iscritti. Il suggerimento è che sulle relazioni a molti usare il nome della relazione al plurale, nelle relazioni invece che sono a uno usare il nome della relazione al singolare. Viene più facile avere dei nomi sensati per i metodi poi. Questa lista, se vogliamo, visto che è una relazione a molti, crearla in modo pigro, nel costruttore non la inseriamo. E quindi possiamo, possiamo inizializzare, se vogliamo, e basta. Conoscete, no, questa sintassi aperto e chiuso? No, sì, datemi un riscontro. Cosa vuol dire? Io qua, qua in mezzo ci dovrei mettere studente, giusto? Però lui, per come è scritta questa istruzione, io sto creando un nuovo oggetto e lo assegno a iscritti. Iscritti è già una lista studente, no? Quindi Java è capace a capire che l'unica cosa sensata da mettere qua dentro è studente, quindi mi permette di evitare di scriverlo. È solo una piccola abbreviazione che va sul motore di inferenza di tipi per capire se il tipo del lato destro è uguale al tipo del lato sinistro, e quindi l'assegnazione ha senso. Lavorando al contrario mi permette di, in alcuni casi, di omettere il tipo generico sul lato destro, perché lui lo capisce da ciò che può esserci sul lato sinistro. Ma se no, parlavamo di lazy, quindi ero pigro in questo momento. Studente avrà la stessa cosa, avrà un campo che devo aggiungere, che sarà una lista di, questa volta, di corsi, come lo chiamo l'attributo? Frequenta? Studente frequenta corsi? Che anche questa sarà una, inizializzo solamente la lista senza preoccuparmi per il momento, quando creo l'oggetto, di popolarla. Però dovrò in qualche modo permettere agli utilizzatori del Bing di usarle queste informazioni. Quindi mi servono perlomeno, minimo, due altri metodi per ogni bin, o meglio, per ogni relazione a molti che memorizzo dentro il bin. Almeno un metodo per aggiungere un elemento e un metodo per leggere questa collection. Ok? Quindi nel caso di iscritti, qui sono dentro corso, aggiungerò due metodi pubblici, uno che sia add iscritto, che riceve uno studente, che permette a dire
dice al corso che questo, questo studente è un tuo nuovo iscritto, nel Bing, non nel database. E quindi questo sarà semplicemente un dis.iscritti.add di S. Banale, però visto che S è un campo privato, per poterci aggiungere qualche cosa, così come dovrò avere almeno un metodo getiscritti che restituisca l'elenco in modo che gli altri lo possano scorrere. Come minimo, per poter dare accesso all'esterno a questo campo, aggiungo delle cose, tolgo delle cose, o leggo, scrivo. Dicevo come minimo, perché al limite potrebbe esserci un terzo metodo che sia un clear, cioè a zero questo elenco. E la stessa cosa la facciamo lato studente. Quindi abbiamo qua sotto, qui avevo l'attributo che si chiamava frequenta, quindi avrò un metodo public void add frequenta che riceve un corso. Quindi lo studente aggiunge il corso C, ve lo vedete nel codice, studente.addfrequenta, nome del corso, quindi si legge anche che lo studente adesso frequenta questo corso. E poi avrò, come minimo, ricevo un get list di corso, character corso, scusate, get frequenta. E ritorna base.frequenta. Quindi abbiamo il posto per memorizzare la relazione. Quando creiamo un oggetto, però, siamo lazy, nel senso che questa relazione la predisponiamo ma non la riempiamo. Quindi possiamo avere dei metodi aggiuntivi, ad esempio nel DAO, appositamente per andare a riempire il valore di questo attributo. Quindi noi avevamo il DAO sull'oggetto studente, pensiamo solo a che metodo potremmo aggiungere, poi non lo implementiamo oggi. Allora, questo è, sono una serie di metodi su studente che, serie di metodi studente che lavorano sui campi, tranne ovviamente campo dei corsi frequentati. Allora, io potrei avere un metodo che quando voglio chiamo, quindi quando io creo lo studente, quando faccio un read, so già che lui mi restituisce uno studente senza corsi associati. Quindi questo read è di tipo lazy, quello che abbiamo fatto. Vogliamo a questo punto allo studente di cui ho appena avuto l'insieme dei corsi, scusate, di cui ho appena avuto le informazioni sue dello studente, aggiungere anche, collegare anche le informazioni dei corsi frequentati. No? Quindi io potrei pensare a un metodo in cui vado a riempire anche le informazioni, qui siamo dentro studente, le informazioni si chiamavano frequenta, dello studente S, public void, o poi lo metteremo boolean,
Cioè, dato questo studente, che presuppongo non sia inizializzato nel campo frequenta, ho metto filler, riempimi questa informazione. Facendo come? Facendo un'altra query. Oh, questa query, 90 su 100, userà corso DAO, perché dovrà chiedersi quali sono tutti i corsi che hanno questo studente iscritto. Allora, quali sono tutti i corsi? È un altro corso, è una domanda da fare al DAO dei corsi, non al DAO degli studenti. Devono conoscersi tra di loro i DAO per ovviamente gestire le relazioni. E quindi chiamando questo metodo mi popola quella relazione. Oppure, supponiamo che io abbia già letto da qualche parte in un modello, abbia già l'elenco dei corsi in memoria, in una lista, in una collection. Allora io in quel caso non vorrei che lui mi creasse nuovi oggetti tipo corso, ma che mi collegasse a quelli che esistono già. Quindi potrei avere un field frequenta che si comporta in modo leggermente diverso, cioè riempimi il campo frequenza dello studente S, ma facendo riferimento, collegando i campi, gli oggetti che sono già presenti in una lista di corsi che ti passo io. Perché corso non ti piace? Ah, perché il DAO è importante. Ok. La differenza è essenzialmente come il modello, chi viene prima essenzialmente. Se ho già letto i corsi e dopo leggo gli studenti, allora ha senso che lo studente non vada a creare una copia dello stesso oggetto corso, ma riusi la copia che avevo già. Risparmio memoria, risparmio tempo. Se no, me li creo, me li faccio creare da zero. Ok? Allora, la prossima volta che andiamo avanti su questo tema implementeremo questi due metodi.